Beh, insomma, stavamo tutti insieme, sempre al matrimonio di mia zia, no? A un certo punto è arrivato Tomba che faceva da testimone, che non è vero perché non è arrivata e non ha fatto Bologna, la testimone. Bologna, hai 60 secondi di tempo per fare il riassunto di tutte le puntate degli Harrington, a partire da adesso, pronti, via! Faccio solo per dire il titolo, 58, ci metto 3 anni. 57, vabbè, insomma, gli Harrington, 56, che poi si chiamano così, ma in realtà 55, dovevano chiamarsi Carrington, però era impossibile, 53, perché stavano 52, già questi in un altro telefilm. 51, insomma, però questi 50, sono cattivissimi 49, e, stanno, e, una, e ogni volta 48, che stanno a pranzo insieme arriva sempre 47, un lontano parente. E però questi sono molto furbi, perché nonostante lui rimanga lì, loro lo ammazzano sempre e non gli danno mai l'eredità. E poi, niente, morto un parente, tanto se ne fa un altro. Ma anche questo lo fanno fuori, hanno fatto bene, perché era più antipatico del primo. Poi arrivano due che nessuno le conosceva e già facevano dei gran calcoli di soldi e le eliminano in un colpo solo. Poi stanno a mangiare il tacchino tutti assieme e ne arriva uno che si mischia nelle loro solite storie della famiglia, no? Tanto sono sempre le solite storie, lusso, lussuria, eccetera, eccetera. E avvelenano anche lui. Però a me un po' di questo dispiace, perché se gli togli i baffi sembra un mio cugino canadese, che è stupendo e a me piace tantissimo. Poi ed ecco l'ultimo ammazzato, che anche questo l'hanno fatto fuori perché non stava mai zitto. È una festa di mia zia, ce n'era una che non stava mai zitta, no? Ed era tremenda. Ma non ero io, ma... Where...